Mettendo a disposizione la nostra struttura per questo secondo memorial. E un ringraziamento particolare alla famiglia per la gentilezza e la squisitezza che ogni anno dimostrano nei nostri confronti. E grazie ancora, Antonio vive e noi siamo felicissimi di ricordarlo in questa occasione. Oggi abbiamo svolto il secondo memorial di Calcio a 5 Antonio Giancarelli, un ragazzo che ha frequentato il geometra di Corigliano, Falcone e Borsellino, che insieme agli ex compagni di squadra, di scuola e al papà abbiamo avuto ancora l'idea di onorarlo e ricordarlo in questo momento. Io voglio ringraziare innanzitutto i due compagni di scuola, in modo particolare Tempesta e Riforma, che insieme a me e al papà ci siamo prodigati nell'organizzare questo secondo evento, un evento che a noi teniamo tanto
affinché negli anni continui a organizzare per ricordare un ragazzo eccezionale che era ben voluto da tutti nella nostra scuola, in particolare dai compagni, dai docenti, e lo si è visto anche oggi che tanti compagni di classe erano presenti ad onorarlo e a ricordarlo in questa manifestazione. Signorina Cassano, che ci allieterà anche lei con la sua performance canora. Prego. Allora, volevamo cantare questa canzone per Antonio, è un inedito che abbiamo scritto per lui e lo vogliamo ricordare così. Adesso anche a nome mio un ringraziamento a Massimo Fino che anche quest'anno
ci ha ospitato per lo svolgimento di questa manifestazione. Sì, grazie. Grazie. È stata definita il club vincitore della seconda edizione, ma direi che abbiamo vinto tutti. Abbiamo vinto tutti con la partecipazione per ricordare Antonio. C'è la targa per gli alunni del geometra che la diamo come vincitore. Però alla fine abbiamo vinto tutti, dai partecipanti, dai ragazzi che si sono prodigati con ottime qualità tecniche. Grazie ancora ragazzi. Quando sto pensando di nuovo Adesso c'è la medaglia ricordo per tutti i partecipanti che consegnano Domenico e la signora Giancarelli insieme alla collaborazione della professoressa Iannucci. Così. E consegniamo a tutti i ragazzi. Si può partire da destra o da sinistra? Mister, da dove? Da dove vuole lei? Dai la parte dai ragazzi del gioco. Dei rossi? Dai rossi. Tu passi là, te la devo mettere? Che faccia sto quadro, non è quando si assalva. Molto alto, ecco, la posizione, la posizione.